questa nuova puntata di Quattro Chiacchiere con ho con me una coppia che mi ha fatto venire voglia di fidanzarmi anche in estate. Oggi qui con me Gennaro e Noemi. Ma siete bellissimi, è un piacere seguirvi sui social. Bene, parlateci un po' di voi, no? C'è qualche novità, qualche cosa da sapere? Ah no, la procedere tutto alla grande come sempre. Adesso sono circa 7 mesi che siamo insieme. Ogni giorno costruiamo questo rapporto nel migliore dei modi, ci vediamo molto bene insieme. Sicuramente ognuno ha il pregio, cioè i difetti, e già abbiamo maturato, diciamo, questo rapporto e comunque avanti con progetti futuri comunque. Benissimo, e Noemi, qual è un difetto di Gennaro? Permaloso. Permaloso? Vabbè, ermatoso, formale. Geloso. Hai che vuoi però, E allora, Gennaro, dici un difetto di Noemi. Il difetto di Noemi è bella testarda. Quando si mette in testa una cosa che da una parte è positivo, però da una parte a volte è un po' pesantuccia, Bene, vorrei un attimo leggervi una domanda di una ragazza che ha scritto in pagina, che è un po' anche la mia di domanda. Giovanna dice: Ciao Noemi e Gennaro, siete bellissimi e simpaticissimi, ma come vi siete conosciuti? In effetti anch'io ho un po' i miei dubbi perché voi avete fatto un percorso uomini e donne, ma poi all'esterno è nata la storia, giusto? mi ricordi, mi ripeti il nome per favore, non ho sentito. Giovanna, Giovanna. Ah, Giovanna, allora, ciao Giovanna innanzitutto. Noi ci siamo conosciuti sì, al di fuori del contesto di uomini e donne, lì ci siamo incrociati giusto qualche puntata, però poi lì dentro non è nato nulla perché non ci siamo mai incrociati. Una sera ci siamo incontrati in un locale a Roma, in una discoteca, io l'ho fermata perché era troppo bella e quindi dovevo andarla a disturbare per forza. Pensa un po' a te. E tu, Noemi, cosa hai pensato? Inizialmente, siccome lui è uno, cioè, devo dire questo, pensavo se la tirasse, cioè se Wow. la tirasse, e invece quando poi si è presentato e tutto quanto, mi è risultato alquanto molto umile, comunque molto semplice rispetto comunque all'aspetto fisico che ha. Quindi, perché poi non incrociare i tanti, che è difficile trovare per ragazzo e comunque è semplice, un po' ha una bella presenza. E poi era un po' di fare semplice, diciamo. Cosa potete dirci? A cosa vi state dedicando in modo particolare adesso? Ma diciamo io lavoro nell'ambito della ristorazione, ho lavorato in tutti gli ambiti, diciamo, ho lavorato in cucina, in sala, e adesso sto lavorando in un ristorante dove sono il direttore. Wow! Sì, è nuovo percorso per me perché non avevo mai intrapreso questo ruolo, però mi dà la possibilità comunque di crescere a livello personale, quindi ho accettato questa sfida e sto impegnato al massimo. E tu invece, Noemi? Allora, io ho fatto, cioè, ovviamente sono entrata come istitutrice con negozi di non più una cosa, e senza prendere, diciamo, questa strada, crescere l'azienda così per poi comunque orientarmi sul visual, visto che sono una vera designer, quindi invece proprio il mondo dell'alta moda, e quindi vorrei crescere in questo contesto e continuare per la mia strada con una molta ambiziosa, quindi ci spero e sicuramente ho voglia di crescere in questo, ci riuscirò, me lo auguro. Brava, te lo auguriamo anche noi, ma con questo caratterino non sarà difficile, cara. Grazie, speriamo, siamo in vita. Ah, ma ricordate allora che c'è il caratteraccio. No, no, una grande persona invece, a me è rimasta impressa in modo particolare, proprio perché è raro vedere questi tipi di caratteri così forti, per carità, però.
E invece il vostro futuro insieme, come lo vedete, ragazzi? Roseo. Guarda, non vogliamo progettarci nulla, vogliamo vivere giorno per giorno. Comunque stiamo bene, amiamo tanto, è un rapporto che sta crescendo sempre giorno dopo giorno. Lei per me adesso è fondamentale nella mia vita, quindi non credo che un giorno ne uscirà. Quindi andiamo giorno per giorno, ovviamente prospettando un qualcosa di futuro, però prima dobbiamo costruire noi stessi e poi diciamo, La coppia. sì, facciamo la coppia. Giusto, ci sta, giusto, giusto. Cioè, i progetti diciamo materiali, ecco, ne parliamo perché quello di sicuro c'è. Benissimo, io vi ringrazio per essere stati qui con me, siete veramente simpaticissimi. Vi mando un bacio immenso e allora ci sentiamo presto. Magari quando vuoi, chiamaci pure di notte, magari. Adoro, adoro. Buon pomeriggio, ragazzi, un bacione. Ciao, cara, ciao. Beh, visto che siamo in radio, mi sento di dedicare una canzone a questi ragazzi. Sei tu il mio re ed io la tua regina in un'eterna Roma. Un bacio immenso a questi innamorati incredibili, che oltre ad essere una coppia da favola e da invidia, sono anche due persone estremamente simpatiche. Sono certa che faranno successo e sentiremo ancora parlare di loro, non solo per il loro folle amore. Vi ringrazio ancora per essere stati qui con me su Radio Smeraldo e ringrazio voi ragazzi per stare sempre qui in mia compagnia. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube, così rimarrete sempre al passo con tutte le interviste. Mi raccomando, mi piace in pagina per i concorsi, per gli speciali, perché ricordatevi che i protagonisti di Radio Smeraldo siete solo voi. Bene ragazzi, alla prossima intervista, al prossimo programma, un bacio immenso da questa caldissima Roma. Ciao ciao!